Beh, è un'ottima iniziativa perché a noi non, finora per noi non c'è stata una manifestazione di questa natura. Naturalmente siamo alle prime edizioni, si deve migliorare tanto, ma ne sono consapevoli gli organizzatori, e noi dobbiamo supportare queste iniziative per costruire un sistema di consapevolezza anche sul territorio. Stiamo facendo un'efficace azione di promozione al di fuori dei confini regionali, sia in Italia che all'estero. Partecipiamo a iniziative come queste in tutta Italia e in tutta Europa e nel mondo, ma a costruire anche in Calabria, per dare spazio alle piccole e medie imprese sul territorio e per far modo, per dar loro la possibilità di farsi conoscere sul territorio, per costruire questo sistema forte in un momento in cui c'è interesse ed attenzione verso la Calabria, credo che sia necessario. Per cui ottima iniziativa, siamo felici di averla supportata per il secondo anno consecutivo. Nei prossimi anni faremo di più e meglio, perché è giusto che sia così. Beh, è un sistema, il sistema agroalimentare, che è un sistema complessivo. Naturalmente il vino è moda, il vino trascina, eppure noi non abbiamo numeri importantissimi sul vino in termini di produzioni. Però naturalmente tutto questo serve per costruire un sistema dell'agroalimentare che parte dal vino insieme all'olio, del quale abbiamo maggiori produzioni, e che poi trascina anche tutto il sistema agroalimentare delle produzioni di base e delle produzioni trasformate. Vengo da Merano, dove abbiamo fatto una veloce missione da venerdì a domenica, e devo dire che i nostri vini, come tutti i nostri prodotti agroalimentari di base, dal tonno alla cipolla, dal caciocavallo DOP al pecorino, ai salumi, ai sottoli e ai sottaceti, oltre che ai nostri pani, hanno destato meraviglia e stupore per quanto siano buoni. Abbiamo ospitato grossissimi ospiti di grande rilievo e di grande lignaggio all'interno del nostro stand. Tutti sono fortemente meravigliati della sapidità dei cibi, ma anche della qualità dei nostri vini. È il momento giusto, dobbiamo crederci, e costruendo questo sistema di consapevolezza forse costruiamo quel modello di sviluppo al quale aspiriamo, che deve coniugare i prodotti del territorio con il prodotto territorio. Io credo che la Calabria finalmente possa togliersi questa maglietta di ultima. I numeri di quest'anno ci dicono che dopo il trend positivo nell'esportazione dell'agroalimentare del 30% del 2022, viene confermato un 20% nel primo semestre 2023. È un trend, bisogna crederci, bisogna avere un'unica ambizione, l'ambizione della qualità della produzione. Se noi avremo questo, io credo che non ci saranno limiti, sia pure naturalmente nella nicchia che rappresentiamo, per una Calabria che vuole crescere, che è composta da tanti giovani, da tante donne che in questi anni si stanno cimentando in questo settore e stanno capendo che probabilmente rimanendo a casa si può lavorare, rimanendo legati alle proprie radici si può produrre qui, vendere in tutto il mondo ed essere soprattutto orgogliosi rappresentanti di una terra che non è seconda a nessuno.